Amici di livegp.it, buonasera e bentornati in diretta per la puntata numero 373 di Circus, il consueto appuntamento del lunedì sera dedicato al mondo del motorsport. Come di consueto, Marco Previtera in vostra compagnia, ed è davvero un piacere ritrovarvi dopo la pausa invernale che ci ha visto protagonisti. Non ci siamo naturalmente rilassati, abbiamo continuato con tutte le nostre informazioni e le nostre notizie naturalmente su livegp.it, però ripartiamo carichi come non mai per una decima stagione di Circus. Ebbene sì, siamo giunti al decimo anno di programmazione del nostro talk show dedicato al motorsport, ricca di novità, novità che inizierete a scoprire, che inizieremo a scoprire insieme già da questa sera, questa puntata numero 373 in diretta sui nostri canali social Facebook, YouTube, Twitch e naturalmente anche sul nostro sito livegp.it. Ma io ne approfitto per andare subito a salutare coloro che ritrovo naturalmente con grande piacere, i miei consueti compagni d'avventura, a partire da Nicola Saglia. Ciao Nicola. Ciao Marco, buonasera e ben ritrovati a tutti. E un ben trovato anche al nostro Luca Pellegrini. Ciao Luca. Ciao Marco, buonasera a tutti. Luca è un po' stanchino, ti vedo, ma è per caso una conseguenza della 24 ore di Daytona che hai seguito integralmente? Anche. Ah, ecco. Anche, ma siamo carichi, carichi a molla, carichi a molla. E allora andiamo subito. Problema. Andiamo subito, prima di introdurre le coordinate per poterci seguire e naturalmente andare a presentare il nostro primo ospite che vedo già collegato, pronto per intervenire nella nostra trasmissione. Andiamo naturalmente raccontarvi, a elencarvi quelle che sono le coordinate per poterci seguire come sempre in diretta sul nostro sito livegp.it. Vi ricordiamo di iscrivervi anche al nostro canale YouTube attivando la campanellina per non perdere nessuna delle nostre dirette, poi mettete un bel like alla pagina Facebook di livegp.it, seguiteci su Instagram, mi raccomando, perché mettiamo sempre un sacco di belle foto di aggiornamento, e poi ascoltate tutti i nostri podcast su Spreaker, Spotify, iTunes e Google Podcast. E allora direi che siamo pronti per iniziare questa puntata numero 373 di Circus e lo facciamo andando a introdurre subito il primo dei nostri ospiti che ci terranno compagnia nel corso di questa puntata. E allora via con la sigla per dare il benvenuto nel migliore dei modi al nostro primo ospite. Ed eccolo qua, benvenuto a Paolo Filisetti. Ciao Paolo. Buonasera a te Marco, a tutti gli ascoltatori e agli altri tuoi ospiti qui collegati. Bentornato naturalmente Paolo, è un amico di livegp.it che più volte ci ha dato l'opportunità di andare a conoscenza degli aspetti tecnici che riguardano il mondo della Formula 1. Naturalmente lo conoscete tutti, Paolo Filisetti, collaboratore tra l'altro anche di testate prestigiose come Autosprint, la Gazzetta dello Sport, insomma un vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda la tecnica nel paddock della Formula 1. E naturalmente non poteva esserci ospite migliore se non Paolo Filisetti per andare un po' ad approfondire quelle che saranno le novità legate, insomma, alle monoposto 2022 di Formula 1, perché Paolo effettivamente ne parlano un po' tutti, queste nuove monoposto, questi nuovi regolamenti, vetture profondamente differenti dal punto di vista estetico, ma non solo, perché con te vorremmo un po' andare ad analizzare quelle che poi effettivamente saranno le principali novità dal punto di vista proprio tecnico di queste monoposto, certo, che abbiamo visto in un assaggio a Silverstone nella presentazione lo scorso anno, però insomma manca ormai poco meno di un mese ai primi test al Montmeló. Paolo. Beh sì, ovviamente la curiosità è molta, perché sicuramente il 2022 dal profilo tecnico è una totale rivoluzione rispetto al recentissimo passato. Le monoposto sono profondamente diverse da quelle precedenti. Perché? Perché in primis è stato reintrodotto l'effetto suolo, vale a dire il fondo non è più, diciamo, piatto o comunque scalinato centralmente, avrà
due profili venturi, quindi due profili alari, se così lo possiamo dire, rovesciati inferiormente, e di fatto si ritorna indietro di tantissimi anni con questo concetto, perché dobbiamo ricordarci che le vetture wing car, così venivano definite allora le vetture ad effetto suolo, terminano la loro vita nel 1982. Dal 1983 si introduce il fondo piatto, che poi ha avuto varie evoluzioni sino a giungere a noi, sino al 2021. Quindi la rivoluzione è veramente epocale. Ecco Paolo, io ho scovato, diciamo così, anche sui tuoi canali social una foto, un'immagine che tu hai realizzato e pubblicato di una Ferrari. Naturalmente non si tratta necessariamente, la vorrei mostrare anche a chi ci sta seguendo. Eccola qui, appunto un'immagine realizzata da Paolo. Ecco, non si tratta necessariamente di un'anteprima della Ferrari che andremo a vedere nel mese di febbraio, quanto di un'ipotesi su quelli che saranno le posizioni dei vari sponsor nella livrea. Però insomma possiamo avere comunque un'idea in linea di massima di come saranno queste monoposto che vedremo in pista tra tre settimane in Spagna. Ma sì, più che altro diciamo è stato un esercizio di carattere più estetico ovviamente che tecnico, basandosi sul render 3D di quella che è la monoposto che era stata presentata appunto, come giustamente hai detto tu, a Silverstone, con lievi modifiche fondamentalmente, e sulla livrea ipotetica della Ferrari, anche se questa livrea in realtà è un mix, perché il colore è un mix tra quello dell'anno scorso, con la parte finale diciamo che era intorno al viola più scura, quindi molto più scura rispetto al rosso. Quello che vi posso dire però, anticipare con certezza, è che ci sarà un colore più vivo, un rosso più pieno rispetto a quello dell'anno scorso. L'anno scorso negli ultimi due anni tendeva quasi all'arancione, sarà un rosso più vivace, e gli sponsor che abbiamo inserito sono quelli che si è visto in occasione dei recentissimi test svolti a Fiorano, dove appunto sono stati inseriti tutti gli sticker dei nuovi sponsor, che come noto dal 1 gennaio ovviamente partono i contratti con cui la Ferrari ovviamente collabora, con le aziende con cui collabora, e quindi anche le monoposto dei test, sebbene non siano quelle attuali e quelle reali, devono avere una sorta di livrea corporate che contenga tutti gli sponsor, e quindi io ne ho approfittato per vedere come sarebbe venuta questa livrea su una pseudo Formula 1 del 2022. Ecco Paolo, ti faccio una domanda da $1 milioni, perché in questo caso quando c'è il via di un nuovo ciclo tecnico, molto spesso assistiamo a una modifica rispetto a quelli che erano i valori in campo ai quali eravamo precedentemente abituati. Tu pensi che questa nuovo ciclo tecnico potrà effettivamente livellare i valori in campo, o ti aspetti invece che i team che hanno avuto maggiore opportunità di lavorare sulle proprie monoposto, di svilupparle anche in gallerie del vento, andranno invece soprattutto nella parte iniziale ad ampliare il gap rispetto ai team meno abbienti, diciamo così? Sì, beh, guarda, diciamo che potrebbe essere più vera appunto la seconda ipotesi, ovvero come sempre chi ha più risorse ha teoricamente anche maggiore capacità di sperimentare, valutare varie soluzioni in sede progettuale con gli strumenti attuali di simulazione al CFD e quant'altro. Di conseguenza è molto più probabile che siano comunque sempre i team più abbienti, anche se come tu giustamente sai, c'è in atto il budget cap, quindi certo, teoricamente, molto in teoria, dovrebbe livellare queste possibilità, ma in realtà, parliamoci francamente, non è esattamente così, non tanto dal punto di vista meramente economico, ma è inevitabile che un'azienda, una squadra maggiormente strutturata, con dei reparti più ampi, riesca in ogni caso, rispettando anche il budget cap, in ogni caso ad avere quella capacità anche interpretativa delle regole maggiore rispetto a quella di un team con minori risorse. Ciò detto, io mi aspetto obiettivamente all'inizio della stagione, non riesco a dirti oggettivamente se mi aspetto di vedere di nuovo una Mercedes
vincente. Francamente mi aspetto molto di più, devo dire, un proseguo di una striscia vincente da parte della Red Bull, ma per una motivazione molto semplice. Questa rivoluzione è una rivoluzione eminentemente aerodinamica, non è cambiato nulla sotto il profilo meccanico se non alcune limitazioni, ad esempio l'eliminazione del terzo elemento che controllava le altezze da terra a livello di sospensioni. Quindi chi potrebbe avere un vantaggio nella maggiore capacità di interpretare il regolamento a livello aerodinamico è la Red Bull, perché si è sempre dimostrata estremamente brillante in questo ambito. Ciò non toglie che è molto probabile che i team scelgano strade inizialmente diverse tra di loro, e quello che sarà importante riuscire a capire è chi avrà scelto ovviamente la strada migliore per un certo periodo dell'anno. Io posso immaginare non la metà, qualche gran premio sicuramente, diciamo magari fino a maggio, giugno, potrebbe avere un vantaggio rispetto agli altri, ma è altrettanto vero che partendo tutti da un foglio pressoché bianco è maggiore ovviamente la curva di sviluppo e la possibilità di intervento. Quindi anche chi non ha costruito o progettato esattamente la monoposto che in quel momento sembra essere la migliore potrà relativamente diciamo correggere il tiro e quindi non creare un baratro subito incolmabile rispetto a chi invece lo ha indovinato da subito. E tra poco naturalmente parleremo anche in Red Bull, perché c'è una cosa di cui volevo parlare con te, Paolo, che ti riguarda da vicino e che mi farebbe piacere naturalmente sottolineare con te. Volentieri. C'è prima una domanda però che ci arriva dal nostro amico Prego. Sandro Piccinini, al quale naturalmente rispondo, non ti preoccupare Sandro, parleremo di Formula E nella seconda parte della trasmissione, per cui puoi rimanere sintonizzato, ma la domanda di Sandro è per il nostro Paolo: vedremo controsterzi alla Gilles Villeneuve oppure sarà guida simile alle monoposto degli anni 2000? Ma io onestamente questi controsterzi alla Gilles Villeneuve penso che non li vedremo. Diciamo che inizialmente si pensava, nel momento in cui sono state immaginate, proprio pensate queste regole, che ci sarebbe stato una drastica riduzione del carico comunque generato dal monoposto. Teniamo presente che quelle dell'anno scorso e quelle dell'anno prima fondamentalmente sono le vetture di Formula 1 che hanno più generato carico nella storia della Formula 1. Basti pensare che, diciamo, alla massima velocità avevano un totale di carico prodotto di superiore alle 3 tonnellate. Questo per dare un'idea di quanto fosse il carico generato dalle Formula 1 dello scorso anno. Inizialmente si pensava che con la riduzione, se così lo possiamo dire, delle ali, la semplificazione dell'ala anteriore, l'abbassamento di quella posteriore anche se di dimensioni più ampie, però comunque in una posizione definirei più sporca rispetto addirittura a quella dello scorso anno, si pensava che questo avrebbe rappresentato anche una diminuzione del carico totale. Da quanto ne so e da voci e da sicuramente da vicine ai team, ti posso dire, ho parlato anche con Mario Isola successivamente anche ai test che ci si sono svolti subito dopo Abu Dhabi, per il discorso appunto carico che poi inciderà sulle gomme di quest'anno. Obiettivamente i team oramai hanno raggiunto dei livelli di carico molto vicini, in alcuni casi addirittura si parlava per quanto riguarda la Red Bull, ma chiaramente stiamo parlando di voci e quindi la potremmo definire ancora fantatecnica al momento, per quanto riguardava la Red Bull anche superiore in alcune circostanze a quello della vettura dello scorso anno. Quello che però ci fa pensare che comunque si vada in una direzione di allineamento con la situazione dello scorso anno è il fatto che i tempi simulati sul giro oramai non siano peggiori di più di mezzo secondo, ma ormai anche meno rispetto ai migliori tempi dello scorso anno, e questo ti fa capire che ovviamente il carico di questo monoposto resta elevatissimo e i controsterzi penso potranno esserci, ma non ne vedremo così tanto. Molto bene, insomma siamo davvero curiosi di vedere queste nuove monoposto all'opera. Nicola Saglia, spazio per te, la tua domanda per Paolo Filisetti.
Sì, io volevo chiedere a Paolo un po' un suo parere sulla querelle degli ultimi giorni, delle ultime ore, cioè la questione dei crash test non superati, prima da Red Bull e poi sì, pareva da Mercedes, però oggi è arrivata la smentita, no? Dicendo no, sono i giornalisti italiani che creano un po', mettono in giro un po' voci per seminare zizzania. Ecco, è già iniziato il 2022, cioè siamo già in pre-tattica totale per il 2022 o c'è qualcosa di vero? Allora, sul discorso dei test, onestamente non vedo una forma di pretattica, nel senso che semmai in questo caso la pretattica è cercare di smentire che i problemi ci siano stati, onestamente. Parlo in questo caso, mi riferisco a Mercedes, e allora a questo punto colgo anche un'occasione per ribadire un concetto che avevo espresso recentemente in un articolo su Autosprint, mi pare la settimana scorsa o due settimane fa, dove avevo scritto che c'è molta diciamo immagine, molta politica in questo preciso momento, anche sotto il profilo tecnico della Formula 1, con ad esempio i famosi fire up delle power unit. Cerchiamo di intenderci, i fire up delle power unit di solito è quello che si intende, la prima accensione, ma con la power unit e i suoi accessori montati sul manichino o comunque su quella che dovrebbe essere la struttura della nuova monoposto. La Mercedes ha fatto un fire up molto molto anticipato e quello non era né il manichino né la nuova monoposto, perciò definirlo fire up a mio parere è stato insomma qualcosa che è stato lanciato, è stato dato in pasto appunto ai soliti criticati giornalisti, giusto per dire facciamo vedere che la Mercedes è la prima a fare questo grande fire up. Quindi io rispondo alla tua domanda dicendoti c'è sì pretattica inversa, cioè ovvero è evidente che tutti in questo momento stanno premendo tantissimo e stanno portando i concetti delle monoposto al limite di quello che però è una cornice molto esigua, molto ristretta, diciamo, del regolamento Formula 1. E quindi cosa succede? Abbiamo visto che Red Bull, e non mi stupisce che non abbia superato il crash test anteriore, quello che comprende la struttura deformabile del musetto, perché sappiamo benissimo che loro hanno sempre cercato di avere un avantreno comunque abbastanza, diciamo, slim, se così lo possiamo definire, o comunque ridotto al minimo per quello che poi saranno appunto la gestione dei flussi diretti verso le fiancate e in questo caso poi i tunnel inferiori sottostanti al fondo. Per quanto riguarda la Mercedes, per quello che ne so io, da fonti posso dire sostanzialmente accreditate, quello che si è avuto alla Mercedes non è esattamente il cedimento dovuto a uno dei crash test, bensì a una delle prove statiche, non dinamiche, che sono quelle che riguardano la pressione che viene esercitata sulla parte laterale della scocca e soprattutto nella zona del serratoio. Che cosa è emerso? Che Mercedes quest'anno abbia cercato una nuova, definiamola così, conformazione, posizione degli impianti radianti per avere comunque delle fiancate in ogni caso poco voluminose, al di là di quello che è il modello che ci ha fatto vedere la FIA e la Formula 1 a Silverstone, e questo ha imposto, diciamo, che il telaio, diciamo così, sia un po' scavato, abbia determinate curvature. Questo potrebbe aver determinato il fatto che a seguito della pressione statica effettuata su queste pareti, la deformazione sia stata leggermente, parliamo di pochissimo, superiore a quella deformazione massima consentita, e quindi la scocca avrà la necessità di un rinforzo. Più che altro, quello che so è che Mercedes aveva in un certo senso previsto questa eventuale ipotesi proprio per la particolarità del disegno e quindi avesse già pronto una sorta di piano B, ovvero proviamola anche una versione meno estrema di questa configurazione interna, di questo packaging dei radiatori montati sulla vettura. Beh, molto interessanti questi aspetti che naturalmente andremo ad approfondire anche nel corso delle prossime settimane. Prima di salutare Paolo, però, avrei un ultimo argomento di cui vorrei naturalmente parlare con lui, ma prima Paolo ti vorrei mostrare anche questa foto che tu hai pubblicato con grande orgoglio.
che ti ritrae insieme, diciamo così, a un punto di riferimento per tutti gli amanti di tecnica in Formula 1 e non solo, ovvero Adrian Newey. Qui siete, se non sbaglio, ad Abu Dhabi, nell'Hospitality Red Bull. Ecco, e tu hai consegnato nelle mani di Adrian Newey la copia della sua autobiografia in versione italiana, Come ho progettato il mio sogno. Ecco, parlaci un po' di questo progetto, del tuo contributo, Paolo. Ma sì, diciamo, si tratta dell'edizione italiana del libro che già anni fa Adrian Newey aveva pubblicato in inglese tramite l'editore HarperCollins. Ho ricevuto una proposta appunto da parte di Paolo Gozzi, che è l'editore di Corse di Moto, CDM editore, che è la casa editrice che appunto ha pubblicato questo nuovo libro, di occuparmi della traduzione e soprattutto appunto di asseverare la parte tecnica, perché questo libro ovviamente al suo interno parla di un certo numero di vetture che per Adrian Newey hanno segnato ovviamente le tappe della sua carriera, e lui le spiega anche utilizzando anche dei suoi stessi schizzi realizzati a mano per far capire alcuni, diciamo, principi che hanno rappresentato magari degli elementi vincenti o in alcune case anche delle difficoltà inizialmente incontrate nella progettazione di queste vetture. C'è da dire, non è un libro di pura tecnica, assolutamente no, e anche per questo motivo l'edizione italiana ha voluto discostarsi dal titolo ufficiale inglese, che era semplicemente How to Build a Car, quindi come costruire una macchina, e abbiamo detto proprio come ho progettato il mio sogno, perché in realtà Newey spiega in questa autobiografia come il suo sogno, la sua ambizione di diventare progettista di Formula 1, progettista di successo di macchine da corsa, abbia avuto il suo compimento, ma in tutte le tappe della sua vita. Lui ha incominciato già da ragazzino ad appassionarsi ovviamente alle corse, alla tecnica delle macchine da corsa, a circa 12 anni, e lui dice: io già a 12 anni sapevo che cosa io volessi fare nella vita. E per me, ve lo devo dire, è stato molto emozionante, in primis perché, diciamo, è stato un lavoro di svariati mesi, dove abbiamo avuto sempre il feedback dell'autore stesso, quindi era comunque inevitabile diciamo avere questo contatto che andava al di là di quello che è di solito il contatto che noi possiamo avere giornalista tecnico, che poi effettivamente è estremamente ridotto, perché come tutti ben sapete e come anche chi ci sta guardando può immaginare, non riusciamo a strappare ovviamente segreti a questi tecnici, ed è anche altrettanto difficile quindi delle interviste che siano qualcosa di più che magari qualche domanda, ma molto diciamo superficiale. Quindi è stato un lavoro che mi ha permesso di avere questo rapporto tra virgolette privilegiato con Adrian Newey, e nel momento in cui è andato finalmente in stampa ed era pronto il libro, ho voluto consegnargli la copia personalmente. Posso dire, e questo mi ha dato ulteriore soddisfazione, che fosse lui stesso felice di riceverla, nonostante non fosse nulla per lui. Sappiamo benissimo quali siano i suoi successi, quale sia la sua carriera, però vi posso dire che Adrian Newey è una persona assolutamente umile, e questa umiltà la dimostra in tutto, la dimostra in come si approccia alle persone che gli si avvicinano, ovviamente per il suo lavoro, e insomma per me è stato veramente molto importante. Poi era anche la ciliegina sulla torta, lì eravamo ad Abu Dhabi, l'ultima gara dove c'era in discussione il mondiale. Adesso non entro nello specifico dei fatti di Abu Dhabi, chiudiamoli, lasciamoli nel cassetto e parlo. La consegna del libro, ve lo posso dire, è avvenuta il sabato, prima. E quindi diciamo è fuori da ogni sospetto. Ecco, perfetto, quindi infatti abbiamo visto che eravate tutti e due molto soddisfatti, insomma immagino un grande motivo d'orgoglio anche per te Paolo, quindi mi raccomando, andate a comprare il libro Come ho progettato il mio sogno, davvero molto interessante per andare alla scoperta di questo fantastico personaggio, ovvero Adrian Newey. Paolo Filisetti, io ti ringrazio davvero per essere stato in nostra compagnia, come sempre il tuo contributo è davvero prezioso per tutti noi, e naturalmente
niente, incrociamo le dita e speriamo di poterci vedere in pista quest'anno, magari sin da Barcellona. Tu sicuramente sarai presente, noi speriamo che, assolutamente, che ci venga concessa questa opportunità. Ma io me lo auguro per voi, assolutamente, spero poi altrettanto di vedervi presto, vi ringrazio per l'ospitalità e quindi a presto, ma soprattutto speriamo di incontrarci di persona e magari fare altre dirette. Molto volentieri, grazie a Paolo Filisetti, alla prossima, ciao Paolo. Alla prossima, arrivederci. Molto bene ragazzi. Allora, naturalmente abbiamo avuto l'opportunità di scambiare due chiacchiere in questo avvio della decima stagione di Circus con Paolo Filisetti. Naturalmente abbiamo parlato di Formula 1, ma siamo subito pronti per passare a scambiare due chiacchiere con il secondo ospite della nostra serata. E passiamo in questo caso dal mondo della Formula 1 al mondo delle ruote coperte. E allora, breve sigla per dare il benvenuto nel migliore dei modi al nostro secondo ospite. Ed eccolo qua in nostra compagnia, David Fumanelli. Ciao David, benvenuto a Circus. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Grazie dell'invito. Ben trovato, naturalmente. Non ti vedo tanto abbronzato dopo la trasferta da Abu Dhabi, però, come mai? Purtroppo io sono uno di quelli che è nato mozzarella e morirà mozzarella, non mi abbronzo mai. Poi onestamente in pista abbiamo avuto veramente poco tempo per stare al sole, abbiamo lavorato tanto durante tutto il weekend, quindi ahimè non ho la tintarella questa volta. Non c'è stato spazio per godersi il meritato relax, però insomma, esatto. Davide, diciamo che per te è arrivata questa opportunità che hai colto al volo, perché ricordiamo hai partecipato alla 12 ore del Golfo in sostituzione insomma di un pilota semisconosciuto, no? Lo vogliamo dire? Esatto, un'eredità pesante. No, ovviamente è stata una situazione abbastanza frenetica, nel senso che io mi trovavo già comunque ad Abu Dhabi in veste di coach di una delle vetture scritte da Kessel, e proprio nel momento del viaggio si è palesata questa problematica che ha visto appunto Valentino coinvolto in un contatto con un positivo, e di conseguenza ci si è trovati un po' davanti alla scelta se annullare il tutto, comunque provare ad andare avanti. E siccome comunque Uccio e Luca erano già anche loro già partiti ed erano vogliosi comunque di correre e fare la gara, è arrivata questa chiamata inaspettata che ovviamente mi ha fatto piacere per il prestigio del marchio, del logo che ho portato. Un po' meno perché comunque anche noi a livello di team è spiaciuto tanto non poter avere Valentino con noi alla gara. Naturalmente sì, però a giudicare anche da questa bella fotografia che ti ritrae sul podio insieme a Luca Marini e Uccio, insomma, le cose sono comunque andate bene, perché podio assoluto, secondo posto di classe, insomma, diciamo che è stata una prova tutto sommato positiva, un bel risultato per quanto vi riguarda. Sì, è stato un bellissimo weekend a partire già dal giovedì, è anche una bellissima gara. Devo fare i complimenti a Luca e Uccio perché sono stati veramente, a parte avermi accolto come solo loro romagnoli sanno fare, con una simpatia e anche una bontà eccezionale, si sono comportati benissimo in macchina, e quindi non era facile perché comunque nonostante una gara invernale anche colpita un po' dalla situazione Covid, non vedeva tantissime vetture al via, il livello delle vetture che c'era era molto alto, e quindi più che il secondo posto di classe siamo veramente fieri e orgogliosi di aver ottenuto il terzo posto assoluto, che è stato davvero un grande traguardo per comunque due piloti come loro che era un anno che non salivano in macchina. Quindi ok, Luca è comunque un pilota professionista nel suo campo in moto, però l'ultima volta che aveva guidato la vettura era proprio un anno prima in Bahrain, quindi è stato veramente un gran lavoro di squadra e sono stato impressionato da entrambi. Ecco, c'è qui il nostro esperto di ruote coperte, Luca Pellegrini, che sta fremendo dalla voglia di rivolgerti delle domande, vero Luca? Ah, ci sono tantissime cose da chiedere, sicuramente sì. Comunque, se mi lasci la parola procedo tranquillamente. Ti lascio la parola, prego.
No, volevo chiedere come sta andando la preparazione, visto che ci sarà l'Asia Le Mans Series e tra l'altro possiamo definire un ipotetico vantaggio aver già corso ad Abu Dhabi con i cambiamenti che ci sono stati, anche se il campionato è totalmente diverso e ci saranno tantissime vetture iscritte all'edizione che si terrà a febbraio con due gare a Abu Dhabi e due gare a Dubai. Esatto, sì, appunto, oggi è stata proprio ufficializzata l'entry list, sono contentissimo di poter fare parte di questo programma perché l'Asia Le Mans Series c'ero stato 2 anni fa però con un LMP3 e tornarci adesso con un GT che negli ultimi anni ha visto una crescita incredibile a livello di griglia, un livello molto alto perché alla fine se si guardano gli equipaggi sono praticamente tutti quelli che andranno a fare o WEC o European Le Mans Series. Quindi il livello è veramente molto alto e la preparazione sta andando bene, anche da un punto di vista fisico ci stiamo allenando tanto perché comunque ci aspettiamo anche parecchio caldo, ma soprattutto il vantaggio sì di aver corso già una volta ad Abu Dhabi con il nuovo layout, quello sicuramente aiuta, nel senso che la pista mi ha sorpreso, nel senso che ho avuto modo di vederla come tutti nell'ultima gara di Formula 1. Ma fatta dal vivo è molto diversa da quello che sembra da un punto di vista televisivo ed esterno e soprattutto non è affatto facile. Sembrano delle curve, cioè sembra che abbiano semplificato la pista togliendo tante piccole curve con dei curvoni più grandi, ma in realtà sono curvoni un po' difficili da interpretare. Io la trovo bellissima, specialmente curva 9, adesso è veramente, anche da un punto di vista di guida, eccezionale. Non oso immaginare in Formula 1 perché in GT già il momento di uscita in cui tocchiamo il cordolo esterno si esce a 183 all'ora, l'abbiamo visto dai dati di Abu Dhabi, quindi non oso immaginare in Formula 1 a che velocità uscissero da quella curva. E quindi sì, lì sicuramente più che a livello mio di guida sarà un aiuto anche a livello di setup perché comunque col team abbiamo lavorato bene e alla 12 ore eravamo molto competitivi, nel senso che anche in qualifica nella mia sessione di qualifica abbiamo fatto la pole position che è stato poi il tempo assoluto di Più riferimento e anche in veloce. gara il passo era davvero buono, quindi quello ci fa ben sperare per la gara. Dall'altro lato io in realtà non ho mai corso da Dubai, quindi compenserò un Vabbè. po' le due cose. Diciamo che qua 2-2 è una cosa buona, dai, così si fai al pari. Esatto, No, bilancia, invece, bilancia. esatto, bilanci. No, volevo chiedere invece un'ultima cosa, poi non disturbo più. Domanda più tecnica. Come vedi Valentino Rossi nel GT World Challenge, visto che sarà il suo debutto comunque in una categoria che lui non ha mai corso già, ma era un altro GT World Challenge, e tu conosci bene questo, cosa vuol dire l'Europe, Sì. soprattutto l'Endurance, che sappiamo che livello è. Sì, allora io ho avuto la fortuna e il privilegio di poterlo seguire in alcuni test che ha fatto appunto con noi in Kessel e sin dal primo giorno mi ha stupito la sua capacità di adattamento, velocità di apprendere una disciplina che comunque è diversa dalla sua e devo dire che in realtà è veramente competitivo, nel senso che considerando le poche volte che lui guidava, era impressionante, quindi sono convinto che adesso andrà sicuramente a fare un programma di test molto intensivo e quindi mi aspetto un Valentino completamente diverso anche già da quello che ho visto io, quindi sicuramente non sarà facile perché la categoria la conosciamo, è molto agguerrita anche dal punto di vista numerico, tante macchine, tante vetture pro, tanti giovani anche piloti col coltello tra i denti che a maggior ragione magari vedranno in lui una sfida, quindi di sicuro non gli renderanno la vita facile, però comunque avrà sicuramente di fianco dei piloti di livello, una squadra di livello e secondo me stupirà. Stupiranno. Magari avrà un po' di difficoltà all'inizio, ma appena si adatterà, secondo me riuscirà a ottenere già risultati importanti nel breve. E tu dove ti vedremo l'anno prossimo? Cioè, dopo Ma l'Asia Le Mans questa Series è già. mi rubi la domanda, Ah, però, Luca, va scusa. bene. Ne parliamo alla fine di dove andremo l'anno prossimo. Ero già pronto, Sì, basta, lui si stavo, lancia. No, no, prima c'è Nicola, perché vai. faccio la domanda per Nicola. Vai, Nicola. Sì, Adesso no, muto io io. visto che ho visto già che Luca si proietta verso il futuro, io volevo un attimo guardare alla stagione passata, chiedere a David un po' qual è stata la gara che gli è piaciuto è piaciuto di più della stagione 2021, insomma, qual è stata la gara che gli è piaciuta di più e quella in cui invece ha più rimpianti, diciamo.
Ma allora parto da quella dei rimpianti, che sicuramente è stata la 24 ore di Spa, dove purtroppo ci siamo ritirati a veramente pochissimo dalla fine, a 30-40 minuti dalla fine, e è stata abbastanza una sfida, nel senso che mi sono inserito nell'equipaggio che ho seguito per tutto l'anno come coach nel GT World Challenge. Erano, a parte un pilota, tutti debuttanti sia nel mondo GT3, specialmente nel mondo delle gare di durata, e quindi l'obiettivo principale per noi era riuscire a finire la gara, e nonostante qualche problemino ce la stavamo facendo. Purtroppo siamo in prima persona, tanto sono rimasto vittima di quell'acquazzone finale che è arrivato sulla pista 30 minuti dalla fine. Eravamo tutti con le slick, nonostante avessimo ridotto la velocità, a un certo punto non c'è stato niente da fare. Non so se magari vi ricordate la scena di quelle macchine che carambolavano alla bus stop, purtroppo io ero una di quelle, e soltanto che incredibilmente non si sa come nessuno è andato né contro i muri o né contro altre macchine, l'unico sono stato io che mi sono trovato una Porsche in mezzo, e purtroppo sono finito contro di lei e ci siamo dovuti ritirare. Quindi sicuramente quello è il più grande rimpianto, mentre la gara più bella forse direi, per quello che ha significato per me, la prima gara di Misano del GT italiano, perché purtroppo quest'inverno ho sofferto un grave infortunio ed è stata la mia prima gara dopo il rientro, e vedere che sia in qualifica che in gara mi sono confermato subito veloce, competitivo, e siamo riusciti a vincere poi la gara di classe, è stata comunque una bella emozione, quindi sicuramente ricordo quella con piacere. Intanto qui vediamo delle immagini, appunto, che ti vedono protagonista nell'ambito della 12 ore del golfo. Qui siamo al cambio pilota con Luca Marini, insomma, fasi concitate e delicate quelle del cambio pilota. Ma adesso, Davide, volevo concentrarmi un attimo prima di salutarti sulla stagione 2022, insomma, quali sono i tuoi programmi agonistici, dove ti potremo venire a vedere in pista? Sì, allora, come già accennato, oltre alla 12 ore di Abu Dhabi, che è stato il primo impegno dell'anno solare, sarò all'Asia Le Mans. Per quanto riguarda la stagione europea, punto ad essere al via dell'European Le Mans Series, però ancora non ho conferma, spero che appunto arriverà a breve una conferma in questa direzione. E sempre con il team Kessel, per cui sono molto contento di aver avviato questa collaborazione con loro quasi ormai 2 anni fa, e per me è importante perché oltre al ruolo di pilota supervisiono un po' per quanto riguarda il Ferrari Challenge tutta la parte del coaching, e in più ho iniziato anche un po' di lavoro dietro le quinte organizzativo, e quindi mi occupo un po' di gestire i piloti e i clienti del team. Quindi per me è un grande senso anche di responsabilità, e sono contento comunque che il team abbia riposto in me questa doppia fiducia, sia in pista che fuori, il che mi permette comunque di essere impegnato tutto l'anno. E quindi questi sono i due programmi al momento che dovrei andare a fare, poi appunto nella speranza che si possa poi aggiungere sempre qualcosa durante l'anno. Che eh sì, perché poi non si sa mai come è avvenuto ad Abu Dhabi, insomma, magari scappa fuori l'opportunità dell'ultimo momento e tu sarai pronto naturalmente a coglierla. Davide, ci tornerai a trovare, esatto, quest'anno qui su Live GP, no? Volentieri, quando mi invitate io ci sono. E ti faccio un'ultima domanda: avrai sicuramente seguito da vicino il finale del Mondiale di Formula 1 2021. Tu per chi facevi il tifo da pilota? Per Hamilton o per Verstappen? Sono hamiltoniano sfegatato. Hamiltoniano, ok. Infatti non mi è andata giù, sono ancora in polemica. No, mi è spiaciuto. In realtà, allora, Hamilton mi fa impazzire come pilota, non mi è mai invece piaciuto tantissimo come persona, però ho sempre ammirato questa sua capacità incredibile di velocità, questo talento puro che nonostante ormai, perché in realtà è una cosa che in pochi dicono, ma Hamilton comunque non è più giovanissimo, nessuno sottolinea mai questo fatto, che comunque ormai è più vicino ai 40 che ai 30, eppure riesce sempre, nonostante appunto si critichi la sua vita mondana al di fuori della pista, quando si mette il casco ad avere una velocità pura innata che è ineguagliabile, e quindi mi è spiaciuto più che altro appunto come è finita,
Poi nulla da togliere a Max, che ha comunque meritato il mondiale sicuramente, però ero dalla parte di Lewis. Marco? Molto. Sì, dimmi Luca. No, visto che abbiamo un pilota che corre nel GT a tempo pieno, vorrei fare un'ultima curiosità, una domanda secca. Quanto è dispiaciuto, lui ha parlato di European Le Mans Series, quindi GTE, della fine di questa categoria, che comunque ci avviamo verso la conclusione, dato che in America non ci sono più, in Europa stanno per sparire. Cosa vuol dire guidare, cosa avevi guidato barra guidare quelle macchine lì, consapevole che comunque tra uno o due anni non ci saranno più? Sì, infatti mi riallaccio a questa domanda dicendo che sono felice se avrò l'opportunità di comunque fare il campionato, perché sarà un modo per guidare la GTE in una delle ultime occasioni. Ho avuto modo di provarla solo per alcuni test e sicuramente spiace, però da un punto di vista di sistema delle categorie GTE era diventato veramente poco sostenibile per i costi. E onestamente ormai i GT3 sono aumentati di prestazione così tanto che non c'era più una differenza così ampia e giustificabile invece dalla differenza di budget che erano richiesti per far girare questo tipo di vetture, perché ormai parliamo di una differenza di tempi su giro al netto delle gomme, che sono quelle che poi magari nel WEC fanno tanta differenza, di 1 o 2 secondi neanche, esatto. Quindi ormai era diventata una categoria che aveva poco senso. Spiace, perché comunque a livello di feeling la GTE comunque è veramente, veramente bella da guidare, la si sente molto più piatta, più lineare, e anche da un punto di vista di motore, col fatto che i rapporti liberi e una coppia diversa, da gusto. Poi ormai il BOP nelle GT3 ha ridotto talmente tanto le potenze che stanno diventando molto depotenziate. Io infatti spero che quando poi ci sarà questa unica grande categoria GT sotto GT3, aprino un po' i cavalli, perché ormai tutte le vetture stradali riescono ad arrivare tranquillamente con la potenza, quindi secondo me potrebbero tranquillamente arrivare a dare un 580, almeno 600 cavalli, che sarebbe secondo me il regime di potenza perfetto da utilizzare, perché ormai sono veramente, è un po' come la Formula 3, è una vettura che è sempre molto sotto coppia, dove anche l'uso del gas è diventato molto ad interruttore da quanto tengono le gomme, quanta aerodinamica c'è, quindi un pochino di potenza in più darebbe molto più gusto. È sempre molto Grazie. Interessante andare alla scoperta di questi dettagli tecnici, soprattutto dalla voce di un pilota. Allora, io desidero ringraziare ancora una volta Davide Fumanelli per essere stato in nostra compagnia. Davide, in bocca al lupo per la tua stagione 2022. Ti Grazie. Aspettiamo qui su Live GP e nel frattempo ci vedremo naturalmente in pista. Ciao Davide! Grazie a voi, buona serata. Ciao, grazie, alla prossima. E allora noi proseguiamo con la nostra puntata numero 373 di Circus, e a questo punto è il momento di dedicare la nostra attenzione a una nuova rubrica, nuova per modo di dire, perché insomma abbiamo creato, come avete visto, una serie di sigle che andranno a caratterizzare i momenti topici della nostra trasmissione. Allora andiamo a vedere e ad analizzare quelle che sono state le principali gare del weekend, e naturalmente non possiamo non parlare da questo punto di vista di Formula E. Sigla! Ecco, avete visto che roba, ragazzi, qua facciamo progressi. Nicola, Formula E in Arabia Saudita, Riyadh, primo e secondo appuntamento stagionale. Allora, raccontaci un po' com'è andata. Sì, allora, siamo ripartiti un po' con la situazione simile a quella che avevamo lasciato a Berlino, perché la lotta tra De Vries e Mortara, diciamo che ha ripreso un po', ha ripreso vigore in questo inizio di stagione, con una vittoria a testa. De Vries si è preso gara 1, sì, il primo i Prix, diciamo, perché il primo evento, mentre Mortara invece si è preso di forza il secondo. Nel primo evento è stato un dominio del team Mercedes. Formula 1 era. Sì, sì, c'è da dire che in realtà il vincitore fino a 3/4 di gara era praticamente Stoffel Van Dorn, poi purtroppo ha sbagliato nel secondo ingresso al attack mode, quindi non ha preso male la traiettoria e non l'ha attivato,
quindi a quel punto lì De Vries è passato davanti e il giro successivo l'hanno preso entrambi, però in quel momento lì Van Dorn non ha più avuto lo spunto per prendere De Vries e passarlo, quindi diciamo l'olandese si è trovato un po' la strada spianata. Diciamo che non ha avuto problemi fino alla fine. Gara 2 invece è stata un po' più movimentata, con Van Dorn che ha sbagliato totalmente la qualifica, quindi è partito dietro. Davanti se la sono giocata molto tempo De Vries, Mortara, Di Grassi e Robin Frijns con la Envision. Ha vinto Mortara alla fine perché De Vries con la Mercedes ha messo, diciamo, in atto una strategia che lo ha penalizzato, cioè ha aspettato troppo a prendere il secondo attack mode, e quando è andato a prenderlo, diciamo che non aveva più lo spunto per andare a prendere i tre davanti. Mortara è stato bravo a resistere, ha fatto dei bei sorpassi, ha resistito bene agli attacchi di Frijns che arrivava forte e il compagno di squadra di Grassi. Da dire che il team Venturi, quindi Mortara, eccolo qua Mortara, che questa è la classifica di gara 2 del secondo round, team Venturi comunque certifica il dominio del powertrain Mercedes, quindi due vittorie per il powertrain Mercedes, quindi insomma diciamo che anche lì viene quasi da dire che è un peccato pensare che l'anno prossimo Mercedes lascerà la Formula E, perché sta dimostrando di essere anche lì al top. Complimenti a Mortara, io penso che vedendolo guidare Mortara sia molto come dire, cresciuto a livello proprio mentale, sta sbagliando sempre meno. Sì, una conferma dopo il secondo posto dello scorso anno, perché si è confermato su altissimi livelli, sembra essere pronto comunque per potersi giocare in maniera proprio meriterebbe il titolo, assolutamente. E da dire una cosa, secondo me il fatto di avere in squadra Di Grassi aiuta, perché Di Grassi lo conosciamo, è stato il primo campione della Formula E, ha una grandissima esperienza in questa categoria, io credo che potrebbe dire la sua, questo sarà molto da vedere, molto bello. Io spenderei una parola anche per Antonio Giovinazzi, perché io credo che il risultato di questi due round non debba scoraggiare i suoi tifosi e non debba sicuramente, e soprattutto Antonio. Assolutamente. Ricordiamoci che è entrato con due soli giorni di prova in un team che sono un paio d'anni che fa fatica rispetto agli altri. Quindi io credo che questo risultato, insomma, lo debba prendere proprio come chilometraggio per fare un po' di rodaggio. E possiamo poi penso considerare che questa gara come una sessione di test per Antonio, sì, Giovinazzi, però Marco, perché effettivamente aveva, sì, molta meno esperienza di tutti gli altri. Esatto. Sì, decisamente. Però Marco, attenzione, non solo queste due gare. Quindi non stupiamoci se non arrivano risultati fino a metà stagione. Aspettiamo a giudicare da metà stagione in poi, perché sono macchine complicatissime, pesanti, su piste come abbiamo visto a Riyadh è una cosa, soprattutto il primo settore, insomma è difficile. Intanto perché è sparito Pellegrini, guardate, ha messo, è andato in pausa, è sparito, eccolo qua, è tornato, scarico, era scarico il telefono, quindi tutto. Vabbè, ma no, io invece volevo finire il discorso. No, fai finire Nicola un attimo, Pellegrini, aspetta. No, pensavo finito, non ho capito, scusa. No, niente, dicevo, insomma, i risultati per Antonio arriveranno, come dire, nella seconda metà di stagione e lì vedremo. E poi sarà interessante capire cosa farà Maserati in Formula E, quale team andrà ad affiancare Maserati. Io solo una cosa, Marco, solo una cosa, volevo solo ritornare indietro di una settimana, andare un attimo a Monte Carlo, a Rally di Monte Carlo, per sottolineare la vittoria di Loeb. Beh, e la lotta, certo, con anche questo parte delle gare del weekend, anche se il weekend precedente, sì, naturalmente non eravamo però, in onda. Però faccio notare che c'è qualcosa che non va. Perché se Loeb e Auger, che sono due, Loeb ha 48 anni, entrambi senza i navigatori storici, quindi senza Elena e senza Ingrassià, si hanno dato la paga che hanno dato a Brain, agli altri piloti che sono piloti titolari, c'è qualcosa che non un minuto. Le macchine sono bellissime, le Rally One sono bellissime, adesso questa storia dell'ibrido è un po' particolare da capire, ma sono macchine che vanno, che sono macchine bellissime,
Ford ha fatto un lavoro enorme rispetto allo scorso anno. Hyundai è in una grande difficoltà, tant'è che Neuville ha dichiarato di non aver mai avuto così paura nel guidare una macchina da rally. Però i piloti stessi devono farsi un esame di coscienza, perché se due ritirati, tra l'altro Ogier andrà a fare l'LMP2, due piloti part-time, campioni del mondo, super campioni di tutto, ma se due piloti part-time e anzianotti rispetto a loro, con tutto il dovuto rispetto, gli danno quella paga, qualcuno si deve fare delle domande. Anche tre o quattro. E con questo chiudo il mio intervento polemico, però per sottolineare la grandezza dei due, ma anche il fatto che manca un passaggio da questo punto di vista. E tra l'altro, permettetemi, scusate, cambio completamente argomento, ma mi ero dimenticato e l'avevo promesso, volevo fare gli auguri di buon compleanno alla nostra Beatrice Zemuner, che oggi compie alla sua veneranda auguri. Età. Non lo diciamo perché naturalmente noi siamo una signora, signore, non si dice l'età. Cavalieri, la nostra conduttrice di Speedy Woman, che naturalmente sarà in diretta mercoledì. Tanti auguri anche a Vincenzo Bonpan, il nostro vice direttore, che ha fatto anche lui da pochi giorni il compleanno. Di lui anche possiamo già dire l'età. Non sì. Magari si offende. Anche il nostro Giacomo D'Arold, che ha compiuto nei giorni scorsi gli anni. Insomma, è un periodo davvero ricco di compleanni per quanto riguarda la nostra redazione. Pellegrini, tu volevi aggiungere altro? Possiamo passare al gran finale. Vai, prima di passare al gran finale volevo fare un applauso alla Formula E. Io recentemente ero stato anche critico, soprattutto nel 2020, per degli episodi accaduti. Mi riferisco principalmente alla gara 1 di Valencia, quello spettacolo indecoroso che abbiamo visto. Però volevo fare i complimenti, nel senso che il nuovo format di qualifica, perché sì, è stato difficile da capire. Nicola non è d'accordo con me, va bene. A me è piaciuto, onestamente. È bello. Però, anche allora, aspetta, no, non è una qualifica, perché non la ritengo una qualifica, la ritengo una cosa che non sta vincendo in terra, però almeno è meritocratico, perché comunque è il più forte fa la pole in quell'occasione lì, almeno quello. Poi sul fatto che quella non si possa definire qualifica siamo tutti d'accordo, cioè io personalmente non la ritengo una qualifica, la ritengo una cosa non definita, che non è qualifica. Però il fatto che almeno chi ha fatto la pole in gara 2, quindi De Vries, ha vinto gara 1, la prima gara, quindi partito nel primo gruppo di merito, teoricamente il favorito, e ha fatto la pole, fa riflettere. Negli altri 9-7 stagioni una cosa del genere non avremmo mai vista. Questo. Però poi la Formula E potrebbe fare una qualifica migliore, e questo sono tutti d'accordo. Prima di rivoluzionare le qualifiche e farli a modo di Champions League, imparino a non mandare in pista una gru davanti alla safety car e a far fermare tutte le macchine e a far alzare una macchina con le macchine che passano sotto. Imparino quello. Dopo facciamo le qualifiche show, ma prima imparino a stare al mondo, perché sennò qui non ne usciamo. Cioè, è tutto show, però poi dopo scivolano tutti su queste bucce di banana. No, perché signori, quindi si parla di campionato del mondo, cioè non è che possiamo parlare si parla anche di salute dei piloti, perché se avete visto gli ultimi 3 minuti, il primo giro, si sono trovati tutti a doversi fermare a piantare le macchine, perché la via è molto stretta, si sono trovati un caterpillar in mezzo alla pista. Quindi io dico, prima di rivoluzionare le qualifiche, ma pensa un attimo al resto, poi dopo ne parliamo. No, e questo è il modo migliore per andare a annunciare il nostro gran finale di puntata. Sei pronto, Pellegrini? Sono carico. Con la raffica di Pellegrini, sigla. Non so paura invece, paura della sigla. Io. Silenzio. Ecco, adesso mi dovrai ringraziare in separata sede, perché ti ho fatto anche la sigla per la tua rubrica. Vai. Pellegrini, una scatola che metterò in giardino. Partiamo dalla raffica. Cosa dici? Ma ci fermiamo lì, perché sarebbe da fare 24 ore di puntata per raccontare cosa è successo nella Rolex 24 2022, perché è stata una gara semplicemente incredibile, con 24 ore di battaglia. E non dico 24 ore di battaglia perché viste tutte con passione, in generale sono state 24 ore veramente di lotta, perché in tutte le categorie previste è successo di tutto e di più, dalle colpi di scena, sorpassi, staccate, incidenti, pulco scoscia, è successo veramente di tutto. Adesso il nostro Marco ci propone il taglio di variante di Tower Motorsport, che con questa scena ha perso di fatto la gara in LMP2,
vittoria è andata a Dragon Speed con un equipaggio formato da piloti praticamente che corrono in IndyCar. Questa però è stata la battaglia del giorno con Matteo Jaminet con la Porsche numero 9 di Pat Motorsport, la vettura che vedete è rosso-nera, in battaglia con Laurens Vanthoor, la vettura blu e bianca numero 2. La prima è presente a tempo pieno in campionato, la seconda invece correrà a corso solo la Rolex 24, questa vicina invece alla vettura di Dragon Speed che vincerà in LMP2. Questa lotta ci ha tenuto compagnia per gli ultimi passaggi con il francese che ha tenuto a bada al pilota belga. La lotta è finita con una toccata che poi spero che Marco ci farà vedere. Intanto vado a parlare invece delle altre classi, perché nella GT Daytona normale, questa è la GT Daytona Pro che vedete inquadrata, la vittoria è andata alla Porsche numero 16 di Pat Motorsport. Mentre in LMP3 il successo è andato a Riley Motorsport, squadra che corre con una Ligier. Questa continua la battaglia, questo è insomma, il bump fatto da Vanthoor, questi sono 7 minuti alla fine, 5 minuti alla fine c'è un bel attacco, 5 minuti alla fine c'è un bel attacco, circa 5 minuti alla fine, ecco, pochettino prima di quella... Ok. Mentre nella classe regina il successo non è andato a questa macchina che vedete inquadrata, questa numero 10 di Wayne Taylor Racing, è andato alla Porsche, scusate, alla Porsche, all'Acura numero 60 con Elio Castroneves, Blomqvist, Jarvis e Pagenaud. Ho detto Elio Castroneves perché è stato il protagonista finale della corsa, guardate questa battaglia con Vanthoor che prova in tutti i modi a passare Jaminet, non riesce nell'intento, viene spinto all'esterno, l'ha toccata prima dell'International Oshu, finiscono larghe, poi Vanthoor riesce nell'intento prima del King con una bella sportellata al francese e poi vanno insieme, poi Jaminet alzerà il piede ma non si darà per vinto e poi sfererà l'attacco decisivo sempre all'International Horseshoe nell'ultimo giro per poi arrivare appaiati alla bus stop un giro dalla conclusione, ma che verrà a vedere cosa succederà. Detto questo, Elio Castroneves è stato bravo a resistere agli attacchi di Ricky Taylor, la battaglia si è decisa negli ultimi 30 minuti con una strategia diversa da parte delle due Acura rispetto alle Cadillac, la Cadillac numero 31 di Action Express, numero 5 di JDC Motorsports, questo è il controsorpasso di Jaminet, la toccata di Vanthoor e adesso arriverà il gran finale con i due che andranno appaiati in NASCAR 1-2 e poi il finale, questo Vanthoor in curva 6 che prova a passare all'esterno del pilota francese, il tentativo di incrocio dell'Alfieri KCMG, campione del GT Daytona 2020, vincitore dell'Inza GT Le Mans nel 2019, che non aveva mai vinto la Rolex 24, e questo invece è il fattaccio che arriva a pochi curva conclusione, la bus stop, soprannominata curva Le Mans in onore dell'accordo tra IMSA ACO, la prima chicane dell'una di ERSI si chiamerà Daytona, da oggi, da ieri in poi, questo è il sorpasso all'esterno di Vanthoor, i due tagliano la curva, Jaminet continua, Vanthoor si gira, dietro prosegue, la Ferrari arriva e prende il secondo posto, resi competizione con il regalo fatto da Porsche, arrivare al secondo posto. Questo invece Castroneves che taglia il traguardo, secondo successo consecutivo per il 4 volte vincitore a 500 miglia di Indianapolis, primo successo per Shank Racing, che l'anno scorso non aveva vinto neanche una corsa, quest'anno invece ha vinto la Rolex 24. Da dire che la battaglia ha perso durante la notte la Cadillac numero 48 di Action Express, le due vetture di Chip Ganassi Racing, assolute protagonista, questa inquadrata intanto azzurra, la Porsche di Wright Motorsport, davanti alla Lexus di Vassar Sullivan. Questa invece è Dragon Speed che ha vinto in LMP2, al volante c'è Colton Herta, che aveva già vinto questa gara in BMW nel 2020, lui ha corso e correrà in IndyCar con Andretti Autosports, accanto tra l'altro a Romain Grosjean. Va detto infine che la prossima gara dell'IMSA sarà a Sebring, un'altra classica, da 12 ore in concomitanza con il FIA WEC, che sarà la prima gara dell'anno. FIA WEC oggi ha annunciato, come ha detto Nicola Saia, la presenza di Sébastien Ogier in coppia con Charles Milesi e la ragazza che adesso mi sfugge il cognome, che è difficilissimo in francese, non mi viene il nome. Comunque I-Class Racing correrà con un terzetto che non sarà più totalmente femminile, una novità in questa squadra che ha corso nel 2020 in European Mans Series, nel 2021 in FIA WEC. Ultima cosa da dire dell'IMSA, complimenti perché è stata veramente una gara speciale, chi non ha visto, chi ha visto solo questo video può capire cosa è successo, però sono state altre 23 ore di bagarre,
e un applauso anche alla, al BOP, Balance of Performance, perché con tantissime GT in pista non era facile creare una compensazione delle prestazioni valida. Porsche è stata leggermente superiore agli avversari, però Ferrari, Lexus se ne sono giocata, Lamborghini è uscita in scena per un problema tecnico durante la notte, Mercedes ha avuto un problema tecnico alla mattina, era al comando con la 97 di WeatherTech Racing. Sono mancate BMW e Corvette, ma i motivi sono molto semplici. Corvette ha trasformato radicalmente la propria macchina per correre in GT3, la C8R è stata inserita nell'elenco del GT Daytona Pro nonostante fosse una GTLM, quindi la C8R di fatto è una nuova macchina. I problemi sono puntualmente arrivati nella notte. Problemi invece per la BMW con la nuova M4 GT3, che sono arrivati sin dalle prime ore con la 24 e poi nella notte con la 25, che era in sesta posizione. Comunque grande gara, andate a vedere qualche video, qualche pezzone, perché è stato veramente un weekend unico. Chi ha visto, e poi chiudo perché sono Marco mi picchia, virtualmente, conclusione ormai. Esatto, fatto successo venerdì, e lo troverete domani nella, prima, nella seconda puntata di A Ruota Libera, perché venerdì è tornato al volante dopo 1200 giorni Robert Wickens, che ricorderete in quel quasi fatale incidente avvenuto a poco nel 2018. Era estate, eravamo a vedere la gara di Pocono dell'IndyCar Series, giro numero 9 o giro numero 12, se non mi ricordo, incidente in curva 2 di Pocono. Wickens è tornato al volante con, insieme a Wilkins, pilota connazionale, nell'IMSA Michelin Pilot Challenge, nella classe TCR con una Hyundai Elantra numero 33 del Brian Herta Motorsports. Gara di 4 ore, prima gara della stagione, farà tutto il campionato con un volante speciale preparato dalla squadra, che tra l'altro corre con un'altra persona paraplegica in abitacolo nel team. Terzo posto al termine della gara, incredibile, vinta tra l'altro da Alfa Romeo. Comunque complimenti a Robert Wickens, un applauso, perché è stata una delle tante storie di un weekend a Daytona incredibile, due settimane fantastiche, ed ora piccola pausa meritata. Sebring sarà la prossima competizione, vedremo come andrà. Se, per il mondo delle ruote coperte, questa settimana si corre la 9 ore Calaiami, ultima gara dell'Intercontinental GT Challenge 2021, non ho sbagliato, ma 2021, gara si doveva tenere a dicembre, si correrà questo weekend, con Audi, Ferrari e Mercedes in gioco per il campionato, Ferrari al comando del titolo piloti, Audi al comando del titolo costruttori. Queste saranno principalmente le tre case coinvolte in questa corsa, che sarà sabato a partire dal mezzogiorno. E poi inizierà ufficialmente anche la NASCAR, la gara principale a Daytona 500 sarà a metà febbraio, questa settimana però ci sarà il Clash, gara non competitiva, non è valida per il campionato, e si trarrà per la prima volta al Los Angeles Colosseum in una pista di 400 metri. Beh, vi anticipo naturalmente che il nostro Pellegrini avrà l'occasione di sbizzarrirsi molto presto, perché ci sono delle novità che bollono in pentola nel calderone della nostra redazione e che presto vi sveleremo per quanto riguarda soprattutto il mondo delle gare a stelle e strisce. Quindi attenzione, rimanete sintonizzati, soprattutto mi rivolgo a coloro che sono appassionati delle gare americane, perché presto, presto vi sveleremo delle interessanti novità che andranno a caratterizzare il palinsesto 2022 di LiveGP.it. Siamo in chiusura, è stato un piacere, c'è stato anche un po' di emozione nel tornare in onda, nonostante siano trascorse ormai 373 puntate dall'inizio di questa lunga avventura. È la decima stagione che si apre per quanto riguarda il nostro programma, però siamo pronti naturalmente per condividere la nostra grande passione per questo sport in vostra compagnia e andarvi a raccontare insomma quello che accadrà durante nelle piste di tutto il mondo durante la stagione 2022. Allora io ringrazio Luca Pellegrini per essere stato in nostra compagnia. Ciao Luca. Saluto a tutti, buona serata. Non dimenticate domani di leggere la seconda puntata con la storia e il racconto della gara che abbiamo descritto brevemente con Robert Wickens, e poi ci sarà l'Asian Le Mans Series, l'Intercontinental GT, la NASCAR, inizia la stagione, che è già iniziata da un pezzo, però comincia sul Series. E un saluto anche a Nicola Saglia. Ciao Nicola. Ciao Marco, buona serata a tutti.
Un grazie da parte mia, Marco Previtera, per essere stati in nostra compagnia. Insomma, cercheremo di fare del nostro meglio anche quest'anno e mi raccomando, l'appuntamento con Circus continuerà ad andare in onda ogni lunedì alle ore 21. Saremo sempre puntuali per tenervi compagnia e aggiornarvi su tutto quanto accadrà nel mondo del motorsport. Noi ci vediamo lunedì prossimo alle ore 21 con la nuova puntata di Circus. Domani sera non perdete Motorbike Circus, appuntamento con le due ruote alle ore 21. Mercoledì invece Speedy Woman, il nostro spazio dedicato al motorsport al femminile. Un saluto e alla prossima, ciao.